Allora, io infatti venire qui stamattina perché vorrei iniziare queste nostre conversazioni davanti a questa immagine. Io vorrei molto semplicemente che voi mi diceste così in libertà, che cosa ci vedete? Avanti, liberi, liberi, liberi. Beh, professore, sono degli uomini che picchiano Gesù. Sono sei uomini che picchiano Gesù. Come li definireste voi questi sei uomini? Degli aguzzini. Degli aguzzini. E chi è la vittima? Beh, Gesù. Sicuro? A me sembra che anche gli aguzzini siano delle vittime. Perché chi fa del male lo fa anche a se stesso. Giusto. Giusto. Io aggiungerei che non sono soltanto loro i colpevoli, ma anche Gesù, che si serve della loro malvagità per elevarsi al di sopra di essi, per essere perfetto. Ah. Non è forse questa perfezione una dimostrazione di superbia? No, Ma che dici, scusa? Il bene è la perfezione è Dio. Allora, io credo che voi dovete iniziare a pensare che il diavolo forse si presenta quando noi siamo dalla parte del giusto, quando ci sentiamo inebriati dalla nostra perfezione. Quindi lei sta dicendo che quando ci comportiamo bene stiamo seguendo i suggerimenti del diavolo. E quindi non c'è più nessuna differenza tra il santo e i suoi aguzzini. Ma certo che c'è una differenza. Anche Gesù è un uomo. Si è fatto uomo. Essendo uomo, partecipa dell'imperfezione perché contiene in sé i semi del male. Noi diventiamo uomini ereditando il male, commettendo il male e subendo il male. Per subire il male ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commetta. E allora? Non sei convinto, Gioacchino? Non lo so, io credo che si diventa umani commettendo il bene. A quanto pare lei sta dicendo che si diventa uomini solo commettendo il male. Non capisco. E quindi il professor Golgota stamattina sta delirando. Eh?